giorno qualunque li ricorderai. Di quella ragazza che lavorava alla pasticceria Galli con tanti sogni, che si è imbarcata in una macchina come quella di Miss Italia, in quel momento lì della sua vita, resta ancora qualcosa o con tutta l'esperienza di vita? Ah no, no, è rimasto ancora tutto, quella ragazza giovane, piena di sogni, di illusioni, romantica, melanconica, diciamolo così, è rimasto ancora tutto intatto, non l'ha rovinato nessuno, perché quando ho cominciato a fare del cinema ho capito che era un mondo durissimo. La gente crede che fare l'attrice è semplice, non è così semplice. È molto complicato ed è un mestiere durissimo e bisogna avere molta pazienza, la cosa che bisogna imparare, la prima cosa, la pazienza di aspettare, di non ricevere mai nulla. In fondo noi non riceviamo mai nulla, sempre diamo, stiamo dando tutto il tempo. Non, devi dare la tua luce dentro, per ricevere della luce bisogna dare un po' di luce, se non dai luce non ricevi luce, capisci? Ma io abito lassù, devo andare a casa. Mi dispiace, ma di qua non passa nessuno. E che, devo passare la notte qua allora? Perché ho capito che al cinema bisognava dare il 50% della mia vita e l'altro 50% per me. E mi sono salvata, infatti sono una persona che ho vergogna quasi di dirlo, sono felice, sono serena, non ho rimpianti, ho vissuto, ho avuto tutto quello che ho sognato e di più, però abbiamo sofferto molto, molto, molto. Più la sofferenza che la gioia. Però in questa formula del 50 e 50, secondo me, speriamo che qualche attrice l'ascolti, perché mi sembra una chiave. Perché adesso le vedi, no, perché il mio lavoro, no, perché io lavoro, perché la cosa più importante della mia vita è il lavoro. Non è vero, la cosa più importante è la tua vita, devi vivere la tua vita, che è la cosa più importante. E per quello io sono rimasto ancora con quello che ho sognato sempre da giovane, che non era il cinema. Non era quello il mio sogno. E qual era? Di sposarsi? Altre cose, facevo per esempio dello sport e volevo diventare campionessa, cosa che poi adesso vedi, odio lo sport, proprio lo odio, no? Però a quell'età pensi sempre alle cose sbagliate, quello che dicevamo prima, no? Che sempre sono più gli sbagli. Ha costruito la tua vita a base di sbagli ed è bellissima proprio per quello, perché continui a sbagliare e con gli sbagli si impara. La sesta luna era ancora di un disgraziato. Della rivalità con la Loren. Non c'è stata, però eravate tutte in gara nello stesso anno, poi lei ha vinto, le altre no. Beh, vabbè, sempre c'è una che deve vincere, per forza. Infatti la Lollobrigida forse voleva essere lei la prima, invece sono stata io la prima. Però quello è il destino. Però c'è tutto il cinema italiano. In quegli anni, c'è il primo, l'anno del 47, che sono stata eletta Miss Italia del 48, tutto il cinema italiano. Ma eravamo delle donne, eravamo belle, ma belle, vere. Una diversa dall'altra poi, adesso sono tutte uguali. Con la morte vicino giocava al biliardino. Era brave ed elegante, né giovane né vecchio. È vero come narra la leggenda che Antonioni a un certo punto le ha dato un ceffone? Ah sì, di Michelangelo, sì certo. Come mai? E perché non riuscivo a fare la scena, avevo 21 anni, una signora di 35 anni con una veletta, un cappello enorme, e allora dovevamo seguire la via che ti dicevano i macchinisti, gli elettricisti, le luci. Adesso ti muovi come vuoi, ma allora non potevamo muoverci perché c'avevamo le luci, c'avevamo il carrello davanti, tutti. A me una volta mi hanno regalato, legata persino a un carrello, perché non riuscivo a seguirlo. E ho una volta, e due volte, e tre volte, e quattro volte, 40 volte la scena, ma tu lo schiaffone. E la veletta, mi ricordo, stortata, il cappello volava per aria, e aveva ragione, perché non... Si vede che quel giorno non avevo questa voglia di girare, non so cosa avevo. Fianco, io potrei guardarti ore e ore senza che mi stanco. Senta, un altro film amatissimo è Le ragazze di Piazza di Spagna. No? Ed è modernissimo, non è invecchiato. Però penso che quando le cose si fanno bene, sono naturali, sono vere,
funzionano sempre. L'altro giorno vedevo alla televisione la Greta Garbo nella non so che film era. Ah, Matare, Madonna, di una bellezza. Ma un viso così vero, così moderno, che non so come poteva piacere allora. La televisione! Adesso c'è questo nuovo film, no? Che lei è venuta anche un po', in qualche modo, vogliamo dire, da mamma, un po' a coccolare, sì, a difendere. I due giovani registi, bravissimo, devo dire, è molto felice di aver fatto quel film, perché prima di tutto bisogna aiutare sempre i giovani, e credo che dobbiamo sempre farlo. E poi è un film che mi è piaciuto il copione, anche se il copione esisteva fino a un certo punto, perché il regista non ha voluto darmelo, ogni giorno mi dava i fogli. Beh, credo il primo giorno, poi dopo non me li ha più dati. Ho deciso di farlo perché mi piaceva la storia, è bella, molto, molto semplice, molto poetica. E poi questi due ragazzi giovani che sono molto bravi, sì. E in tutti i film sono stata bellissima, qui non sono bellissima, però sono una donna di 80 anni che si deve accettare. C'era una frase che sempre mi ha fatto impressione, perché un amico gli aveva chiesto al torero, che era il suo medico, gli ha detto: ma perché ti vuoi sposare con Lucia, che a te piacciono le donne piuttosto puttane, scusate la parola, però così. Dice: perché la vedo come madre dei miei figli. Fra le passeggiate, se io le chiedo cosa è stato, è più importante per lei la famiglia, il lavoro? Per me no, il lavoro per me non è la cosa più importante, è vivere la mia vita. Cioè, anche in questo 50% ho messo la mia famiglia, ho voluto creare una famiglia con il torero, poi mi è andata male, però l'ho creata, ho tentato di crearla, sempre si sbaglia, come dicevamo prima, no? Però dentro questi sbagli ho avuto tre figli meravigliosi. Tu amante bandido, bandido, corazon, corazon malherido. O lo vedo come figlio, lo vedo in una maniera, e poi lo posso giudicare come Miguel Bosé, e l'ammiro molto come Miguel Bosé. Poi dopo come figlio sempre ci litighiamo, perché siamo sempre in polemica, lo riconosco, però non siamo una famiglia facile, perciò però ci sopportiamo. Perché ha voluto fare proprio un museo sugli angeli? Sì, perché mi ricordo quando avevo 20 anni passeggiavo per Castel Sant'Angelo e guardavo questi angeli bellissimi e si muovevano, io li vedevo che si muovevano e dicevo: ma non possono, non può essere, non si muovono. E allora li ho guardati e ho detto: un giorno forse farò qualcosa per voi. E poi sono arrivata in Spagna e un giorno ho deciso di fare questo museo degli angeli. Ho detto: faccio un museo degli angeli. E tutti sparivano, i primi miei figli: non vogliamo sapere nulla, fai il museo, fai quello che vuoi, però non vogliamo sapere nulla. E un giorno, passando lì vicino dove vivo, ho visto una fabbrica abbandonata, piena di piccioni, tutte cose. Ho detto: ma questo sarebbe perfetto come museo. E così lo comprai, quei pochi soldi che avevo. C'è qualcosa che le manca, qualcosa che desidererebbe veramente nella sua carriera e anche nella sua vita, o va bene così? No, a me mi va bene così. Infatti dico, anche se adesso me ne vado felice, contenta, perché so che andrò in un posto più bello di questo. So, ognuno pensa quello che vuole. Non sparisce tutto, siamo degli immortali. Perché lasciamo qui questo corpo che è un sacco di... Già che puoi immaginarsi che cosa. Però andiamo in un altro posto, sicuro. Che segna un percorso profondissimo dentro di me.